Signor Sindaco, dopo l'incontro di quest'oggi, torniamo un attimo indietro alla sua conferenza stampa di sabato scorso, in particolare nata dopo aver esposto la sua posizione davanti ai carabinieri. Ma diciamo che l'accusa che mi è stata mossa è con una dichiarazione riferita lo scorso novembre di aver favorito un consigliere comunale, quindi la mia accusa non è quella di peculato ma di favoreggiamento. Io che cosa avevo dichiarato? Avevo dichiarato che il viaggio che abbiamo fatto dal 2 al 4 ottobre del 2010 a Medjugorje insieme con il consigliere polacco e con l'assessore Pandullo fosse un viaggio di natura istituzionale. L'avevo dichiarato questo sulla scorta anche di una intervista che era stata fatta al parroco Don Gioacchino Lanzillo della parrocchia di Sant'Alfonso, che era stato il promotore di questa iniziativa, nella quale il parroco nel mese di maggio, quindi 5 mesi prima, dichiarava che si sarebbe andato a Medjugorje per fare un gemellaggio con quella comunità, visto il culto mariano molto, molto sentito nella parrocchia di Sant'Alfonso. In occasione del viaggio il 2 ottobre, nello scrivere al prefetto che mi allontanavo, come faccio ogni volta che pur raramente mi allontano, avevo dichiarato che mi allontanavo per motivi istituzionali, quindi nel ribadire le motivazioni del viaggio. Poi giunti a Medjugorje, in realtà un giorno solo, perché partimmo il 2, il 4 rientrammo, quindi solo il 3 siamo stati lì, ci fu un incontro molto informale nell'hall dell'albergo con alcuni rappresentanti politici del luogo, che dissero che non era in quel momento ipotizzabile questo gemellaggio, anche perché Medjugorje, o meglio la città di Čitluk, di cui Medjugorje è frazione, era già gemellata con altri comuni italiani, quindi loro preferirono aprirsi ad altre nazioni. Ma al di là dell'esito concreto di questo viaggio, certamente era nato con questo scopo, e noi avevamo assecondato sia con impegno personale che istituzionale un'iniziativa del parroco di Sant'Alfonso, quindi recandoci lì per stipulare questo accordo di gemellaggio, per verificarne la fattibilità. Peraltro non è la prima volta che un gemellaggio nasce per iniziativa di un religioso. Già il gemellaggio con Gorgiula, la nostra città gemellata in Polonia, nacque per iniziativa all'epoca di Padre Fedele, del priore di San Francesco, quindi c'è un po' anche una tradizione nel nostro comune. In ogni caso, in occasione di questa conferenza stampa, oltre a dimostrare con prove precostituite e indiscutibili, come un articolo comparso 5 mesi prima e come una lettera al prefetto spedita il giorno stesso della partenza, che chiarisce che io ho detto solo la verità, certamente non ho precostituito nessuna, non ho fatto nessun favore a nessuno, per me la verità è sacra, ma oltre a dimostrare questo, è stata un'occasione anche per rappresentare che tutti i viaggi che in qualità di sindaco ho fatto, e ho portato articoli di giornale di almeno una decina di viaggi fatti in Polonia, a Gorgiu, a Kaunas, a Svert, che sono le nostre città gemellate, così come i ripetuti viaggi in Grecia, dove ho ricevuto la cittadinanza onoraria di alcune città, e ho partecipato a convegni e a premi che mi erano stati conferiti, sempre in rappresentanza di Cava dei Tirreni, sono stati fatti tutti senza gravare di un euro il bilancio comunale, perché per mia etica personale ogni volta che viaggio all'estero o anche in Italia, per esempio siamo stati a Candelo a accompagnare delle artiste cavesi, lo faccio sempre ed esclusivamente a mie spese personali, così come ho portato i dati delle spese di rappresentanza del comune, che a differenza degli anni precedenti, che gravavano le casse del comune per alcune migliaia di euro, nel passato anche qualcosa in più, durante il mio sindacato gravano l'ente per poche centinaia di euro, in quanto chiunque entra nel mio studio riceve da me l'offerta di un caffè o di un aperitivo, sempre ed esclusivamente a spese del sindaco. Penso che questo sia un fatto noto almeno agli ambienti di Palazzo di Città, e visto che in questa occasione è stata anche messa in qualche modo a repentaglio la mia onorabilità, è il caso allora che cose che per me sono scontate, perché a
appartengono al mio modo di essere siano dette. Le spese di rappresentanza del Comune di Cava per quanto riguarda il sindaco sono state praticamente annullate negli ultimi anni, anche quando il sindaco va all'estero in rappresentanza della città di Cava dei Tirreni. In conclusione mi permetto di dire che tutta questa operazione, che ovviamente è legittima perché la magistratura fa il suo compito, gli inquirenti fanno il loro compito, è per legge che devono farlo, però va letta nella giusta dimensione. Parliamo di una contestazione per 80.000 euro l'anno, di cui per 80.000 euro in tutto su 8 anni di contestazione dal 2006 al 2013, pari a 10.000 euro l'anno, che è divisa per 43 imputati di peculato, fra cui non c'è il sottoscritto, è pari a 235,50 euro, se la mia calcolatrice ha funzionato bene, ma tanto è, e quindi parliamo veramente di una somma in media veramente particolarmente irrisoria, anche se per me anche un euro di peculato, se fosse dimostrato, non va fatto, però rimane il dato che si sta buttando su una classe dirigente, mi riferisco soprattutto all'approccio che la stampa ha dato, certamente non al lavoro degli inquirenti e della magistratura, si sta buttando però di fatto sull'intera classe dirigente di centro, di destra e di sinistra una onta di illegalità che francamente non credo che chiunque nel nostro Consiglio Comunale meriti, perché parliamo di persone che dedicano gran parte del proprio tempo alla città, che spendono ben altri soldi che non 250 euro all'anno per svolgere la loro funzione e che credo meriterebbero un po' più di rispetto.